Ultimo giorno di scuola senza particolari stimoli al comunale. Squadre zeppe di juniors e clima disteso. Alla prima azione il capistrello passa. Botta di Mastrone e sfortunata traversa. Corre Deramo che non perdona. Partita in discesa per i Granata e tracce biancorosse al 22esimo con tacchi al tiro a giro deviato in angolo. 27esimo, ancora Mastrone a cercare soddisfazione, ma Gian Giacomo risponde presente. 34esimo, Visconti si propone carica e non trova lo specchio per centimetri. Squadre negli spogliatoi sull'1-0, al decimo della ripresa Daniele Girolamo prova a chiuderla ma il pallone decolla. Gioco fluido, spunti pochi e si va avanti. 27esimo, ci riprova Mastrone con un 1-2 in velocità ma la difesa ospite rimedia in angolo. 29esimo, tiro cross di Fantauzzi smanaccia Gian Giacomo che evita così la capitolazione. Ancora capistrello e ancora Mastrone al 31esimo direttamente da tiro di punizione, ma una deviazione vanifica il tutto. Calcio d'angolo e nulla di fatto. Il triplice fischio si avvicina ma Mastrone non si arrende, vuole il gol e lo trova finalmente al 37esimo, un bel gioco di piedi che lo gratifica con un giusto premio. 2-0, ma non è finita perché tocca al giovane pupo Antonio Di Girolamo che bagna il suo ingresso con una bella conclusione all'angoletto che trova il tris per la gioia di papà Mario e zio Daniele, compagni di squadra del giovanissimo Virgulto Rovetano. C'è ancora tempo per assistere a questa schicchera di Fantauzzi che termina in pieno sulla traversa al 46esimo. Finisce 3-0 e il capistrello può così festeggiare il platonico ma significativo quinto posto finale. Un piccolo capolavoro frutto del genio calcistico di mister Gianluca Giordani. Ad Maiora. Gianluca Giordani, un quinto posto che soddisfa un po' tutti. Sì, anche direi inaspettato, però alla fine siamo arrivati quinti, siamo contenti. Un merito va a questi ragazzi che hanno fatto una stagione fantastica, si sono sempre applicati, diciamo che il merito è tutto quanto loro. In prospettiva un quinto posto che frutterà e per chi frutterà? No, non lo so, e questa è la società, ma giustamente adesso si parlerà e poi la società valuterà quello che deve da farsi. Non so per chi frutterà. Cioè, tradotto, Gianluca Giordani rimarrà alla guida del capistrello? No, non lo so, ripeto, è presto, godiamoci intanto questo quinto posto, poi col tempo vedremo. Mister Vitale, finisce una stagione balorda. Sì, vabbè, ma era in preventivo, sono qui per ringraziare i ragazzi che anche oggi hanno dato tutto in campo, è una squadra giovanissima, lo sapevamo, ringrazio loro per l'annata dove hanno dato tutto, ringrazio la società, ringrazio il mio staff, ringrazio tutti quelli là che ci hanno dato una mano a portare avanti questo progetto di una squadra giovane che comunque sia esprime un buon calcio e proviamo a fare il nostro gioco. Avete già pianificato per il campionato di promozione? Sì, la società si sta mettendo in azione per programmare al meglio la promozione. Con quali obiettivi? Credo che gli obiettivi si vanno sempre verso una squadra giovane che punta sicuramente a fare un ottimo campionato e provare a risalire.